Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Ragazzi, si torna oggi per la seconda puntata di Cambio Automatico versus Cambio Manuale. Allora, questa è una serie che ho inventato la settimana scorsa. Una sera avevo bisogno di creare un video aggiuntivo a quelli che avevo già fatto e volevo fare un format nuovo. Mi sono messo a pensare e mi è venuta questa illuminazione. Il video è andato benissimo, l'abbiamo fatto su Formula 1, come avete visto. E davvero in tanti l'avete visto e mi avete ringraziato, perché è comunque un video costruttivo. Allora, qual è il discorso, raga? Possono esserci anche dei giochi dove il cambio automatico fa andare più veloce del cambio manuale, però è chiaro che si percepiscono meno sensazioni, è meno facile andare al top, perché il cambio manuale sostanzialmente nella maggior parte dei casi vi permette di decidere se tirare di più una marcia, frenare prima, frenare di più col motore. Invece il cambio automatico queste cose le va un po' a sorvolare. Però su Formula 1 abbiamo visto che in due giri col cambio automatico e quello manuale, alla fin fine ha vinto il cambio manuale per un secondo, che secondo me si può anche allargare questo range se mi fossi messo a girare di più. Adesso, ragazzi, voglio dirvi io, facciamo due giri qua al Nürburgring con le 500 Abarth da corsa, perché ieri sera l'abbiamo usata in live, sono vetture molto goduriose da guidare e molto difficili da tenere, soprattutto si giocherella molto con le marce, per questo l'ho scelta. Vediamo se col cambio manuale o cambio automatico chi dei due prevale, primeggia in questa sfida. Secondo me, non lo so, non voglio dire nulla. Poi questo gioco è pure molto realistico, quindi è chiaro che se il verdetto è a favore di uno o di un altro è ancora molto più importante. Allora, prima di partire, come al solito, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte, dove anche oggi, ragazzi, abbiamo messo di tutto e di più e tutti i giorni mettiamo offerte sull'ambito tecnologia e videogiochi pazzesche. Sul canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per tutte le news del canale in anteprima, sul gruppo di Telegram Supercorris per parlare con gli appassionati come voi di videogiochi e Formula 1, su Fruit Lab dove abbiamo sfondato 13.000 iscritti e su Twitch dove stasera torna la Formula 1 live con Supercorris, Just Chatting, si parla di Formula 1 e di tant'altro, lo trovate solo là, quindi raga, mi raccomando. Partiamo, andiamo a vedere quale dei due cambi primeggia. Vabbè, oggi non mi esce la parola primeggia in questa competizione, dai. Friends, con la nostra 500 Abarth, la faccio pure vedere, è figata, guardate. Sta scatoletta. Cambio automatico, dai, andiamo a vedere. Qua al Nürburgring, dove ieri abbiamo vinto la nostra gara. Dai. Ottimo il volante, raga, clamoroso su sto gioco, è veramente un qualcosa di pazzesco, ve lo ripeto. Sento che il cambio tira le marce abbastanza, questo è positivo. Vediamo qua in scalata come va. Si scompone un po' l'auto. Vedete, raga, il feeling in frenata è molto difficile da trovare rispetto al cambio manuale, perché non sapete effettivamente quanto la vettura freni. Poi mi direte voi, se ti abitui, è chiaro, sì, però è sempre meno il percepimento della frenata rispetto a quando vuoi con le marce. Vede pure qua. Io non lo so che marce ci avrei messo, ma dopo lo vediamo. Per ora sto guidando molto bene e pulito, però non lo so, mi sembra di non guidare. Anche le sensazioni che potete provare sono diametralmente opposte a quelle di guidare col vostro cambio. Vedete qua, qua per almeno ci voleva la quarta, no? Ho capito perché non ha scalato. Qua ci voleva la terza, vedete? Non mi sta piacendo per niente come cambia le marce il cambio del gioco. Cioè, non ho per niente potenza in uscita con un cambio di marce del genere, eh? Non ho capito perché. Oh! Madonna, qua la quarta. E qua addirittura la seconda ci metto, vedete? Sta scalatura all'improvviso fa capire che alle volte neanche lui sa bene quello che deve fare. Ah, posso mettere io le marce. Quindi è semi-automatico, non lo sapevo. Vabbè, ma non lo tocchiamo più, lo volevo solo capire al volo. Non lo so, raga, vedete, ci sono tante incongruenze che a me non piacciono, per esempio. A parte che, vi ripeto, la goduria di guida è molto molto penalizzata in questo modo. Non sembra di guidare un'auto. Ah! Parte qua, la teniamo.
Sembra di guidare una di quelle ibride che a me non piacciono, però contano anche i tempi. Questo è il primo giro, lo facciamo sempre per capire i punti di frenata, il secondo andremo più veloce ancora. Andiamo a vedere qua su, questo vi ricordo che è la staccata del vecchio circuito del Nürburgring. Oddio. Sì, botta super. Andiamo a fare il primo giro. Dai, il secondo dovrebbe essere più veloce di norma. Addio. Vedete qua, con la quarta. Come si fa a uscire qua di quarta, raga, dai. Là ci voleva una terza arrabbiata e subito una quarta. Vedete che ci sono tante incongruenze. 2.29.0, dai. Andiamo a fare il secondo giro. Si imbarca, beh, ma qua si imbarca pure perché è colpa mia, va arrabbiato. Cerchiamo di fare meglio. Esce bene Kors, vede, pure questo, tutto questo tempo che ci mette per cambiare la marcia. Qua la terza ci vuole, porca troia, vede, raga, non mi piace per niente. Stiamo andando peggio da prima, addirittura. Pazzesco. Non mi piace per niente qua come hanno impostato il cambio. Guardate qua, di quinta. Cioè qua freno motore zero di quinta. Eppure qua di quarta. Come fate a avere un freno motore in discesa del genere? Cioè, guardate qua. No, non mi piace. Come è stato regolato il cambio automatico? Non mi piace per niente. Vedete, qua ci vuole una terza violenta, pure una seconda. Qua di quarta me la sta fafando, vieni. E mo' rimette la terza. Ah no, di quarta. No, era assurdo. La tiene super, però stiamo andando meglio perché comunque sono riuscito a mettermi più alla mano le curve, ma mamma mia. I punti di frenata. Ah. Vedete, sti cambi di marcia così che non hanno senso. Questo è tutto tempo che perdete. Quello vorrei dire a chi mi dice no, ma il cambio automatico va bene, è buono. Questi sono tutti decimi preziosi che voi in gara perdete. Queste incertezze sui cambi di marcia li pagate. Ah, madonna, sabato, domenica. Arriviamo alla finale della prova. Vedete qua, troppo sotto coppia il motore. Di quarta come fai? Vabbè, era 2.27.140. Buono. Eccoci qua, friends. Dai, cambio manuale. Andiamo a vedere un po' com'è. Due giri per battere il 2.27 e qualcosa di prima. Allora, guardate qua. Cioè, questa è una curva di terza e prima ce la faceva fare in quarta. Vedete? Tirate la marcia, mettete la quarta. Penso che sia una cosa obiettiva per tutti. Ci sta il fantasma, no? Tira le marce super. Vabbè, qua ho frenato un po' prima, raga, il primo giro, ma non fa niente. Primo giro lo faccio sempre un po' più cauto. Cioè, sento molta più padronanza del mezzo con le marce manuali. È indiscutibile la cosa, guardate pure qua. Metto la terza, mi butto dentro la curva. Prima ce la faceva di quarta, scalava la terza poi all'improvviso. Cioè, sono situazioni che ti fanno perdere davvero tanto tempo. Andiamo qua. Qua di quinta ce la faceva fare. Invece qua buttate la quarta e già c'avete poco freno motore. Vedete qua, terza. Non potete fare queste curve in quarta perché è una perdita di tempo enorme. Ho visto il fantasma, non so dove sia andato a finire. Vedete qua, una bella terza potente. No, la quarta, guardate come è uscita a cannone. E mettete la quarta, invece prima ci faceva fare tutta la curva di quarta senza assolutamente nessuna possibilità.
Guardate qua, metto la quinta. Prima invece qua eravamo molto più lenti, fateci caso. Cioè cambia veramente tanto, eh. Vedete, io freno proprio grazie alle marce. Qua pure, prima tutta quarta, invece certe volte se andate larghi qua gli mollate una terza al volo e tenete la parte giusta della corsia. Non so a livello di tempi se faremo meglio, non voglio essere così spavaldo, però sicuramente sento la vettura molto meglio ora che prima. Ho messo la seconda perché ho voluto proprio spararla dentro. Vedete qua, prima con la quarta, qua la terza è obbligatoria. Ma pure per uscire a cannone. Già abbiamo battuto il tempo di prima di un buon mezzo secondo, e non mi sono più di tanto impegnato. Proviamo il secondo giro. Adesso ci ho ripreso un po' più la mano, vai. Larghissimo qua Corris, ma la tiene. Cazzo, lamentata la seconda, ho sbagliato, va bene. L'errore mio, eh. Ma già siamo in vantaggio di brutto, nonostante l'errorino fatto da Super. Vedete qua, raga, come riuscite a impostare meglio. Non potete farlo mai col cambio automatico, questo lavoro. Dai, quanto stiamo guagna? Dobbiamo sbagliare qua. Come fate qua con la quarta? Non ci avete freno motore minimamente. Cioè, io voglio far capire, non c'è freno motore. Qua adesso non ci metto la quinta, aspetto di fare la chicane, che la mettiamo mo. Continua il guadagno di Super. Qua la tiriamo un po' più profonda la frenata. Vedete? Tac. Ho messo la terza perché era andato lungo. Ho perso qualcosa. Però vedete, raga, il livello è completamente diverso. A parte le sensazioni che provate voi, che sono incredibili. Ma è tutta un'altra guidabilità. Ah, largo qua, vabbè, ho sbagliato io, raga. Sbagliato, cazzo di errore, vabbè, ho perso almeno 3 decimi. Non è quello l'importante, eh. Abbiamo perso qualcosa, però sempre. Beh, raga, oltre un secondo anche qui. Allora, Franz, eccoci qua. Disamina veloce finale per capire un po' quali sono le differenze. Allora, a livello di guidabilità c'è un abisso, vi ripeto. Cioè, sentite la macchina in mano molto diversamente, quindi vi dico, anche a chi magari c'ha il volante e si intesta a giocare con il cambio automatico, cercate di cambiare subito la vostra filosofia, perché col cambio manuale, come avete potuto vedere, è tutto un altro livello. Poi, raga, dobbiamo anche dire che a livello di tempi, come state vedendo, si va sempre almeno un secondo e mezzo più veloce. Quindi, cioè, e io sono lo stesso pilota, non è che dici, sì, ma io sono abituato. Se vi abituate al cambio manuale, andate molto più veloce. Quindi non è una cosa che dico io, è così un po' per tutti. Perciò è stato fantastico anche su Assetto Corsa, perché questo gioco, soprattutto col T300, è veramente incredibile. Abbiamo dimostrato ancora una volta come vince il cambio manuale. Lo faremo anche sugli altri giochi, magari prima o poi troviamo un titolo che ci regala qualche sorpresa per il cambio automatico. Ciao agli!